La nostra proposta, il nostro disegno di legge è di istituire una riserva regionale qui sul lago di Bomba per ribadire ancora una volta l'opportunità che questa regione ha di avviarsi su un percorso di sviluppo generativo di valore. Generare valore significa aggiungerne rispetto all'ambiente che va tutelato, rispetto alle comunità del territorio cui vanno offerte possibilità di lavoro, possibilità di crescita, significa creare valore e metterlo a disposizione del territorio. In alternativa ai vecchi modelli estrattivi di valore, di mero sfruttamento di ciò che il territorio può occasionalmente offrire e che noi rifiutiamo perché riteniamo che l'Abruzzo, non solo per la sua vocazione di difesa del territorio, ma per poter percorrere percorsi di crescita non effimera, debba assolutamente dedicarsi a valorizzare queste risorse straordinarie. Ma innanzitutto la tutela e la valorizzazione di un territorio straordinario, un territorio vocato allo sviluppo turistico e alla tutela ambientale. Riguarda appunto, come diceva lei, 1.000 ettari circa di area protetta e che coinvolge l'area stessa, ben 7 comuni della provincia di Chieti. Una zona, come dicevo prima, che è una zona ricca dal punto di vista naturalistico, va preservata, va difesa a livello di ecosistema, che è importantissimo per l'essere umano, e va anche sfruttata per le potenzialità che ha. Questo lago è stato solo sfruttato, non ha dato nulla alla zona che si sta spopolando, e noi cerchiamo con questa proposta di legge avanzata dal consigliere Monaco e condivisa da tutta la minoranza di rivitalizzare questa zona, come dicevo, abbandonata e sfruttata dal punto di vista turistico. Questo disegno di legge pone nelle condizioni il governo regionale di scegliere da che parte stare, se per il territorio e con quale tipo di territorio e per quale tipo di sviluppo, oppure con altri portatori di interessi. Noi ci siamo misurati nel corso degli anni, non abbiamo avuto modo negli ultimi 5 di poter portare avanti questo modello di sviluppo condiviso dal territorio e dai sindaci. Oggi li sfidiamo di nuovo e chiediamo che venga calendarizzata subito questa proposta. L'altro elemento: questa battaglia è una lunga battaglia che viene da lontano, di sviluppo e di modello di sviluppo di un territorio. Ricordo con i sindaci la battaglia sull'estrazione, che noi ovviamente combattiamo in questo luogo, ma anche quella, per esempio, per le royalty che riguardano l'idroelettrico. Chiediamo più risorse per le aree interne. Oggi siamo a Bomba, diceva Silvio Spaventa in Parlamento, torniamo a Bomba nei suoi interventi, quando voleva parlare del suo territorio, voleva tornare dritto al punto, e così deve fare anche il centro-sinistra, che oggi si riunisce con questa conferenza stampa con tanti sindaci per parlare delle materie proprie del centro-sinistra, di ambiente, di territorio, di tutela e di riserve. Una proposta intelligente, utile all'Abruzzo, utile qui al Lago di Bomba e non solo, ma serve anche alla nostra realtà territoriale regionale ritrovare la dimensione che ci è propria, cioè preservare quello che abbiamo. Qui ci sono tutte le condizioni, credo che il governo regionale riconfermato di Marsiglio non può che prendere atto dell'esigenza di difendere fortemente questi territori, e su questo troveremo le intese affinché non sia un progetto solo dell'opposizione, ma sia un progetto che si andrà a condividere anche nelle fasi successive. È l'auspicio che abbiamo noi come territorio regionale abruzzese.